caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Bergoglio sarà presente al G7, lo ha annunciato la stessa Giorgia Meloni in pompa magna, come se appunto si trattasse di un evento epocale. Da un certo punto di vista lo è effettivamente, se considerate il fatto che è la prima volta che un Papa presenzia al G7. Bisognerebbe a tal riguardo naturalmente aprire una parentesi sul fatto che Bergoglio in realtà non è il Papa, da che Ratzinger rimase Papa anche dopo il 2013, cosicché l'elezione di Bergoglio è tecnicamente invalida, tema del quale mi sono occupato nel mio libro La fine del cristianesimo. Ma al di là di questo aspetto, certo non secondario, giova sottolineare come Bergoglio sia espertissimo e versatissimo in ogni settore, fuorché in quello che dovrebbe essere il suo proprio, cioè quello delle cose ultime, delle cose della trascendenza e dell'anima. Bergoglio si occupa magistralmente di questioni politiche, parlando come un leader liberal progressista, si occupa di questioni climatiche e ambientali, svolgendo la parte di guardia forestale amazzonica, si occupa egregiamente di questioni legate all'immigrazione, risultando in qualche modo sovrapponibile a una figura di operatore delle ONG, ma non parla mai delle cose ultime. Non troverete mai traccia nei discorsi di Bergoglio della trascendenza e del sacro, di Cristo e dell'Eterno, quasi come se appunto non esistessero. È quella che nel mio libro La fine del cristianesimo ho definito l'evaporazione del cristianesimo, rispetto alla quale la neochiesa liberal progressista di Bergoglio è del tutto interna, anzi è in qualche modo acceleratrice di questi processi connessi con la civiltà della tecnica. Grazie.